Questo è il quarto evento di There is no place like home. È un progetto nato dall'incontro e dalla collaborazione tra cinque artisti: Giuseppe Pietroniro, Marco Raffarelli, Stanislao Di Giugno, Daniele Puppi e Alessandro Cicorea, e due storiche dell'arte, Giuliana Benassi, che sarei io, e Giulia Lopacco. Dal 2014, There is no place like home organizza mostre in luoghi sempre diversi. Tre di questi eventi sono stati a Roma ed uno a Venezia. La principale presenza che c'è soltanto in queste 2 settimane è il peschereccio, un vecchio peschereccio degli anni Ottanta all'interno del quale è stato allestito, possiamo dire, il cuore della mostra. 30 artisti sono giunti qui e hanno realizzato dei lavori pensati per lo spazio. Quindi, come in tutte le altre mostre di There is No Place, non c'è mai una tematica, così come non c'è un curatore, in questo caso anch'io sono una coordinatrice. È il dialogo diretto con il luogo, un luogo che ha sempre un forte valore metaforico. Il percorso espositivo, che è diffuso e quindi anche un invito ad esplorare il luogo, inizia da questa scalinata. Scendendo si incontra subito l'opera di Giuseppe Pietroniro, che dà il titolo Guardando il Tevere, chiaramente un'opera che ha un forte valore metaforico. C'è il lavoro di Marco Raffarelli, Nudist Area, che come linguaggio dell'artista, con una sottile ironia, lascia immaginare, al di là di queste sterparglie, la presenza di un'area nudista. Nell'opera di Stanislao Di Giugno, L'estasi di Santa Teresa, ed è un'installazione che l'artista ha collocato qui sulla banchina, dove ha inserito delle sculture in ferro zincato e alluminio e cemento. Judith Cacon è una giovane artista svizzera, che ha realizzato questo lavoro che dialoga con la luce, perché diciamo che anche questa mostra ha nelle varie ore del giorno, possiamo dire, offre diverse percezioni del luogo. Questa, che idealmente accompagna l'uscita, è un'opera di Vincenzo Simone, un artista siciliano che lavora di base a Bologna. Anche lui ha lavorato sullo spazio, recuperando un albero di una barca a vela che ha utilizzato come asta dove appendere queste tende in plastica, lo stesso dipinte qui sul luogo. Entriamo sul peschereccio, ci accoglie subito un'opera di Ludovica Carbotta, Jorge Peris, il quale ha realizzato una scultura, un'installazione scultorea con dei mattoni di tufo, ed è importante in questo caso il peso, perché sono 700 kg di tufo che creano nell'imbarcazione una leggera pendenza, una leggera tensione. Siamo passati sugli zerbini di Jacopo Migliani, un lavoro che ha pensato, diciamo, un po' per l'ambientazione del peschereccio, riprendendo una scena del film I Goonies. Stefan Burger, Le due immagini, sono due fotografie estrapolate da un libro che l'artista che lavora con la fotografia sta realizzando sul giardino della madre. Italo Zuffi è un'opera, possiamo dire, che da un lato tocca le corde dell'ironia, dall'altro quelle dell'inconscio. Infatti si tratta della riproduzione pittorica di un messaggio letto dall'artista, ma interpretato secondo possiamo dire, tra virgolette, un codice personale. Gianni Politi, un giovane artista romano, ha realizzato una serie di stralci di tele, potremmo chiamarli, tra virgolette, ritagli di studio, e li ha collocati a mo' di asciugamani. Michela De Mattei ha lavorato qui, anche lei site specific, realizzando questa sorta di finestra creata dalla sovrapposizione di vetri lavorati e forati in maniera diversa. Daniele Puppi ha realizzato qui una grande installazione, e lui, diciamo, rispondendo al telefono, ci sono vari messaggi random. Tutti quanti sono lavori sul suono, e in particolare un suono che viene dalle viscere dell'uomo, quindi rispecchiano questa ricerca dell'artista che indaga questi aspetti viscerali appartenenti all'essere umano. Questa è un'opera di Calixto Ramirez, un artista messicano che da alcuni anni vive tra Roma e Città del Messico. Ha realizzato una cartina
città nautica, andando ad intervenire sulla parte corrispondente alla terra, quindi in qualche modo ha capovolto la percezione stessa della carta, inserendo poi una bussola che gira attraverso un meccanismo continuamente, quindi non orienta ma disorienta. Questo è un lavoro di Alessandro Cicorea, il quale ha estrapolato dall'imbarcazione questo elemento ligneo e lo ha lavorato in maniera fotografica. Lui è un fotografo che possiamo dire lavora con la fotografia in maniera tra virgolette alchemica, quindi partendo proprio dalle componenti, l'argento, le varie composizioni chimiche. In questo caso ha impressionato una rete metallica sottile che sembra quasi una garza su questo pannello. José Angelino anche lui ha lavorato direttamente con un elemento dell'imbarcazione, quindi ha utilizzato un monitor di navigazione che era qui all'interno del peschereccio e ha inserito all'interno di questo monitor un video. Matteo Nasini ha collocato due calchi realizzati in passato in quanto aveva condotto uno studio su un fiume del nord, un affluente del Po, e quindi ha realizzato dei calchi del letto del fiume inserendo anche una pasta vitrea per ricordare il motivo dell'acqua. Questo è un video dei Masbedo, Sinfonia di un'esecuzione, chiaramente una video installazione ripensata nella sua presentazione all'interno di questo spazio, quindi c'è anche un'inquadratura decentrata. Ed è un lavoro molto poetico sulle immagini e riflette il rapporto tra una forte riflessione sull'identità e sull'immigrazione. Federica Di Carlo è un'artista romana che da un po' di tempo si è trasferita a Milano. Lei lavora, possiamo dire, fa una ricerca molto legata alla fisica. In questa installazione ha collaborato con un fisico per la realizzazione di uno strumento che è capace di captare i raggi cosmici che sono sulla Terra. Allora, il mio amore è questo palo qui, questo faro alto 5 metri, realizzato con un tubo innocente, un lampione, un lampioncino, chiaramente illuminato per cui di notte si ha una percezione della luce soffusa. Devo dire che il peschereccio sul fiume Tevere, questo lampioncino, questo complesso di lavori restituiscono veramente una dimensione felliniana, quasi onirica.